Federico Varano, talento naturale cresciuto nell'Atalanta, poi passato al Cesena in prestito secco all'Arezzo. Un giocatore di cui si parla molto bene, Capuano l'ha definito il possibile erede di Tremolada. Ma su Varano c'è anche una leggenda curiosa. Pare che un giorno vide sul National Geographic un documentario sul Varano, un rettile esotico che si chiama proprio come lui. A quel punto, dopo aver visto la scena del morso del varano, l'ha fotografata dalla TV e poi avrebbe postato la foto su Facebook. Una leggenda davvero curiosa che gli abbiamo chiesto di spiegare nell'ultima puntata di A Tutto Campo in cui è stato ospite. No, diciamo che non è proprio così la storia. Era super quark. No, non è proprio così la storia. Fondamentalmente il morso del varano, diciamo, è un'esultanza che uso io, sì, quando segno, ma... la verità è che è nata quando giocavo negli allievi nazionali, che mi ricordo una partita contro l'Albino Leffe, avevo fatto una doppietta e il giorno dopo sul giornale hanno intitolato il morso del varano e da lì hanno iniziato tutti a chiamarmi morso, morso, morso e poi diciamo che si è... La Lucca si vuol dire... questo morso... No, me lo auguro, io me lo auguro. Va bene, siamo curiosi di vedere questa esultanza, insomma. Io spero di farne anche più di un'esultanza. Anche bravo, sì, qua, sì, vogliamo. Da qua sì, a noi si prende tutto. Sì, 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 sì. Sicuramente l'Atalanta ha un settore giovanile di tutto rispetto. Io ho avuto la fortuna di arrivarci quando avevo 6 anni e ho fatto tutte le trafila, non ho saltato neanche un'annata, sono arrivato fine primavera. Ma tu sei originario di dove? Io sono di Vigevano, provincia di Pavia. Quindi si è trattato comunque di... Io ho fatto fino a 15 anni col pulmino, facevo 180 km al giorno, quasi 200 km al giorno, uscivo da scuola. Questo da che età? Da 6 anni fino a 15. Poi a 16 anni ovviamente gli allenamenti diventavano pesanti e numerosi soprattutto, quindi non ce la facevo più e abbiamo deciso insieme alla mia famiglia, insieme alla società, di trasferirmi a Bergamo. Ho vissuto lì 3 anni, quindi era già più gestibile la situazione.